Parliamo di artigianato digitale. Ah, mi viene in mente Fab Lab. Esatto, esatto. Dai, infatti dai, è con noi Enrico Bassi, direttore di Open Dot. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Buongiorno. Guarda quanta bella roba c'è dietro di te. Wow, è vero, è vero. Guarda che laboratorio, proprio dell'artigiano questo, vero e proprio. E non potete vedere il resto. Enrico, sì, proprio Open Dot. Benvenuti a Open Dot. Ecco, raccontaci, portaci a casa tua. Allora, Open Dot nasce nel 2014 dall'idea di uno studio di interaction design che si chiama Dot Dot Dot, qua di Milano, con l'obiettivo proprio di portare il making e l'innovazione che i maker possono generare all'interno di un mondo in cui magari i maker intervengono meno, che è quello, diciamo, delle aziende su vari livelli o dell'innovazione dal basso. Dal 2014 ad oggi abbiamo fatto tante cose, ma una delle aree in cui, diciamo, l'intervento è stato molto significativo è proprio quello della salute, e quest'anno ne abbiamo avuto molto bisogno di questo contributo. Come si fa appunto a parlare insieme, cioè maker e medici? Non è un'associazione che, come ci stavi anticipando, è la cosa più immediata che ti viene, perché l'innovazione uno la pensa, quella dei Fab Lab, di un progetto come Open Dot, dal basso, e poi dici sì, ma come posso mettermi a servizio? E ne abbiamo visti di esempi durante questa pandemia che purtroppo continua. Sì, sono stati tanti casi e molto interessanti da citare, ne abbiamo parlato anche durante l'opening conference ieri, citando tanti esempi di come appunto i maker hanno contribuito un po', diciamo, in emergenza a tappare le falle che emergevano nel sistema sanitario nazionale, non solo nostro ma a livello globale. E la capacità di produrre quello che serviva, quando serviva, dove serviva, conoscendo appunto le persone, ha contribuito a molto. Uno dei progetti, per esempio l'Intubation Box, nasce proprio dall'idea di un medico taiwanese che sperimenta questo sistema per ridurre la contaminazione durante l'intubazione dei pazienti Covid positivi, una delle fasi più critiche per loro. L'idea ripresa dall'altra parte del mondo, quindi in America, da una coppia, tra l'altro non a caso, di un medico e una designer, quindi questo match tra la capacità di progettare e la conoscenza delle necessità emergeva anche lì, e poi sviluppato e adattato in ogni ospedale, anche qui in Italia. Noi abbiamo lavorato con due ospedali a Milano, ma conosco amici che hanno collaborato a Napoli, lì a Roma, con altri ospedali, proprio per adattare quest'idea alle varie necessità. E i medici sono un po' maker dentro, gli infermieri, i terapisti, chi lavora nella salute, perché siamo tutti diversi, e quindi la capacità di queste persone di adattare le soluzioni e la conoscenza di necessità molto specifiche che da fuori uno non si immagina esistano, sono il punto di partenza di questa innovazione. E proprio la capacità di coprogettare con loro, cioè consentire a ogni pezzettino del processo di innovazione di dare il suo massimo, chi porta la conoscenza tecnica, chi porta la conoscenza legislativa, normativa, che nell'ambito della salute è fondamentale, chi porta la conoscenza della necessità, di come i pazienti reagiscono, di cosa cercano, di cosa hanno bisogno. Far collaborare tutte queste figure è un po' fare il direttore d'orchestra, quindi è un po' mettere insieme tutti in modo che alla fine si riesca a fare un'innovazione che altrimenti non si riuscirebbe a fare o richiederebbe tantissimo tempo. Enrico,
lo so che il tempo è sempre tiranno, però ci sono tanti progetti che state portando avanti, tanti progetti che potrebbero essere una bella ispirazione per i nostri maker e per i futuri maker. Ci vuoi raccontare, magari l'hai già un po' fatto, ma in breve sunto, tre dei progetti che state portando avanti che possano essere appunto un'ispirazione? Certo, molto volentieri. I progetti sono tanti perché le necessità sono tante. Però diciamo, noi è anni che collaboriamo con una fondazione meravigliosa che si prende cura di bambini con patologie neurologiche complesse e quindi che hanno difficoltà a camminare, a parlare, a scrivere, a comunicare con i genitori, i compagni di classe, e lo fanno in modo gratuito. La fondazione si chiama TOG qui di Milano e sono veramente stupendi. L'ultimo progetto fatto con loro è una serie, una suite di giochi interattivi, ma basati sull'eye tracking, quindi bambini anche che non riescono a utilizzare un joystick o un touch screen o un sistema di interazione a cui siamo abituati, in realtà riescono con questi giochi a fare varie attività, e queste attività consentono ai terapisti di monitorare quanto i bambini stanno progredendo, e quindi la capacità di fare le operazioni più velocemente è un indice di un miglioramento, quindi un indice che la terapia che si sta applicando effettivamente funziona, oltre che essere una cosa fondamentale, cioè dare la possibilità a un bambino di giocare anche quando magari fa fatica a muoversi. In questo caso abbiamo lavorato tanto sul software, quindi l'innovazione non è un oggetto fisico ma è proprio un videogioco. Poi ci sono i pezzi di elettronica, gli oggetti fisici che servono per interagirci, ma il cuore è quello ed è molto legato alla raccolta dei dati. Un altro esempio che credo sia molto importante sono i percorsi di formazione pensati per i medici o pensati per i terapisti, quindi dentro gli ospedali. Come vi dicevo, il nostro lavoro è tanto quello di consentire a tutti di contribuire il più possibile. Ma per contribuire tutti e lavorare tutti insieme attorno allo stesso tavolo serve parlare la stessa lingua, quindi la formazione è un aspetto fondamentale. E abbiamo già iniziato a farla con diverse realtà. Un caso interessante è quello del laboratorio di terapia occupazionale dell'unità spinale di Niguarda, che è un centro d'eccellenza italiano. E loro hanno cominciato con curiosità, si sono costruiti la loro stampante aiutate da noi, hanno imparato a modellare in 3D e ora i progetti, diciamo quelli più comuni, quelli che fanno più spesso, riescono a farli in autonomia, semplicemente grazie a una grande voglia di imparare che hanno messo in campo. Un ultimo esempio è quello che presentiamo qua alla Maker Fair, quindi EduFrame, che è questo pannello che vedete con gli ingranaggioni che girano, è basato sul metodo montessoriano e progettato insieme a Associazione di Idee, che è un'associazione appunto fondata dal vicepresidente della Fondazione Montessori Italia, Ruggero Poi, e che abbiamo presentato al contest Make to Care, organizzato da Sanofi insieme a Maker Faire. Non abbiamo vinto ieri, ma va benissimo così perché i progetti che hanno vinto erano molto belli, quindi assolutamente meritato il premio, ci ha fatto piacere arrivare in finale. I pannelli servono per le RSA, per persone con patologie legate all'anzianità, è un tema fondamentale perché ovviamente siamo una popolazione che invecchia. Quindi patologie come l'Alzheimer o la demenza senile che rendono le persone sempre meno indipendenti e creano delle situazioni anche di pericolo a volte, quella che si chiama il wandering, cioè quando le persone vagano un po' senza meta perché sono in uno stato un po' confuso. Bene, l'installazione di questi pannelli consente alle persone, utilizzando il metodo montessoriano non per i bambini ma per gli anziani, di rimanere concentrati su attività e questo li aiuta a mantenere le capacità residue. Il cervello
come tutto nel nostro organismo, è qualcosa che va allenato. Più lo alleniamo, lo vedi, rallentiamo il decadimento che può esserci. Esatto, è il motivo per cui siamo qui anche noi, sai, sia io che Diretta, quello proprio di stimolare con le vostre idee, con i vostri progetti la mente. Noi invitiamo tutti chiaramente a seguirvi e a scoprire tutto quello che state facendo, perché l'avevo detto all'inizio, fate davvero tanto e quindi è giusto che questo sia semplicemente un modo per avervi conosciuti e poi approfondire in futuro. Grazie.